Amici di Legnano Web TV, siamo qui al campo sportivo del softball Legnano col presidente Vittorio Pino. Buonasera. Ciao, grazie di essere qua con noi. Siamo giunti all'ultima giornata di campionato, presidente. Ci eravamo visti l'ultima volta il giro di boa di questo campionato. Può darci un bilancio per questo finale di stagione? Sì, un bilancio, diciamo, triste da un punto di vista di risultato, perché siamo convinti di avere messo su una buona squadra per fare un buon campionato e per fare anche dei buoni playoff. Purtroppo le cose non sono andate come era stato previsto. Devo dire che comunque la squadra sta giocando bene nei momenti in cui, non dico che sia al meglio o al completo, ma normalmente gioca bene. C'è qualche battuta negativa che è influenzata da fattori anche esterni, o soprattutto esterni, perché prendiamo le ultime quattro partite di Unione Fermana, Montegranaro, il weekend scorso, abbiamo finito per giocare in 10 con una rosa di 18, e dovuta ad assenze tecniche o a infortuni dell'ultima ora, e questo ha influito, con altri elementi esterni che non voglio qui ricordare perché va a toccare una casta e non è il momento. Non per nessuna ragione, perché ho anche scritto nei miei articoli, continuo a scrivere, farò delle mie rimostranze, sono delle decisioni prese che hanno influito molto pesantemente sui risultati, e questo fa parte di tutto questo andar male sotto questo profilo. Anche adesso, oggi, non possiamo schierare delle presenti la formazione migliore, perché abbiamo tre infortunate: la cinese, la lanciatrice Yu Li, che si è fatta male nella terza partita di Montegranaro la settimana scorsa e non ha ancora recuperato, la Panepinto, che si è fatta male la sera prima di giocare a Montegranaro in allenamento, una brutta lombalgia che è pesantissima, ancora non l'ha superata, e la Rossini Francesca, che la prima partita del weekend scorso si è fatta male a uno strappo la gamba sinistra, per cui non è recuperabile, ha finito la stagione. È chiaro, cito questo fatto perché c'è stata una costante di queste variabili che non ci è mai capitato in passato. Quest'anno, di sfortuna. No, ma si sono conglobate tutte quest'anno, perché ne succedono anche gli altri anni, ma forse si riusciva a superarle con qualche altro motivo, però effettivamente queste ragazze, io ho visto fare quattro partite con una formazione partente di 12, finite in 10, sotto con un sole cocente di domenica, hanno fatto l'impossibile, hanno vinto due partite alla grande, 1-0, 7-0, abbiamo perso 1-6-3, quella che era più importante sabato sera, influenzato da fattori esterni, decisioni arbitrali cambiate, prese in un primo tempo in maniera corretta e cambiate qualche attimo dopo, che ha portato a perdere la partita. Questo è grave, la partita l'ultima non faceva più conto, perché non contava più niente, siamo sempre stati davanti fino all'ultimo inning, 8-7, poi loro hanno pareggiato 8-8 nel tie break, abbiamo fatto un errore con una ragazzina di 15 anni che ha fatto la titolare per 4 partite. Un unico errore che ha fatto ci ha costato 4 punti, che per fortuna ha fatto chiudere. Questo per dire che è stata una stagione deludente in parte per il mancato risultato del campionato. Speriamo di far bene nella Coppa Italia, che è un'occasione che ci capita proprio a fagiolo. Speriamo soprattutto che rientrino gli assenti, perché adesso noi perdiamo nella prima fase ancora la Barbie, che è con la nazionale australiana, e la Barone, che è nella nostra nazionale, che sono ai mondiali, per cui non avremo ancora la formazione migliore, però sarà un po' meno numericamente rintemprata, aggregata, e con queste che ci sono cercheremo di fare bene, perché ci teniamo a concludere in maniera decente questa, almeno con la Coppa Italia. Poi succeda quel che succeda, però è stato un anno effettivamente negativo, influenzato da elementi negativi che ci hanno portato a non andare ai playoff, perché alla fine era la nostra partita. La prossima stagione ha già cominciato a pianificarla oppure deve ancora pensare? Beh, devo dire che se sotto un profilo organizzativo, tecnico, noi siamo già in moto, saremo anche pronti, perché ogni anno noi le squadre le facciamo a settembre-ottobre, per cui non ci sono grosse varianti
da portare, e l'arrivo poi dell'americana, che è un fenomeno, questa lanciatrice, la Stephanie Ricketts, basterebbe questa mossa per mantenere una prossima, per una squadra veramente fuori dalla norma. Ci sono dei problemi molto, invece molto importanti e pratici, che io devo denunciare, che è l'assenza pressoché totale di aiuti esterni sotto profilo economico. Con questa situazione in questo momento sono molto dubbioso di cosa faremo nel futuro. Se si dovesse mantenere questa situazione, non credo che si possa fare una Serie A se non si è adeguatamente coperti anche dal punto di vista economico. Quest'anno stiamo facendo molta fatica perché sono venuti meno molti aiuti e così non si può giocare, onestamente. Si può fare sacrifici, si può tutti quanti, noi, le ragazze, però per fare una Serie A occorre essere adeguatamente. Noi ci auguriamo che nel breve i nostri amici che ci hanno sempre sostenuto ci possano dare una mano seriamente, in modo da poter impostare la stagione. Se non si chiarisce questo problema, ci pensiamo su, ci dobbiamo pensare su questo. Obiettivamente questa è la situazione. Mi si dice che dappertutto si soffre in questo momento, ed è vero, la situazione economica italiana, vediamo anche in altri sport, abbiamo visto adesso l'accoppamento fra Villa Cortese e Mestre per poter stare alla ribalta, quantomeno avranno le possibilità però di fare il campionato. Senza adeguati sostegni economici non si può affrontare una stagione così importante. Sarebbe spiacevole per noi, ma anche per Legnano, che una squadra che è ben messa, ben strutturata, rinnovata, non dimentichiamo che abbiamo cambiato 10 nominativi complessivamente fra il roster dello scorso anno e il roster nuovo, il gruppo si è già riformato, ha bisogno di lavorare nelle giovani, abbiamo trovato quel gruppo di italiane, chiamiamole ancora di seconda fascia, in crescita, che ci mancava, per cui la struttura è pronta per fare bene. Dobbiamo far quagliare tutti gli elementi che servono per poter fare questa avventura, e in questo momento non sono in grado di dire sì, faremo questo, faremo quest'altro. Dipenderà molto dagli eventi esterni, questo mi credo. Certo, bene, grazie. Posso precisarlo un pochino questo, perché è un concetto anche importante. Sì, no, la buona volontà, la capacità nostra, la squadra forte, che poi se può capitare un anno così bisestile come se, di questi avvenimenti negativi, gli infortuni, però non penso che si possa fare un'altra stagione così. Però questo però non ci permette di essere, non mi permette di essere in questo momento certo di poter fare l'attività di Serie A in questo momento. Poi mi auguro che noi le cose alla fine le abbiamo sempre recuperate, anche nei momenti difficili siamo sempre riusciti a superare tutto quanto e a fare la nostra bella figura. In questi ultimi anni si è vinto tutto e non è mica detto che non finiamo bene con la Coppa Italia, abbiamo delle buone chance, però per il futuro riconfermo che abbiamo delle perplessità. Okay, grazie mille Presidente Pino, in bocca al lupo. Crepi il lupo, speriamo di far bene anche oggi, a meno di dimostrare che la squadra c'è, come ci siamo. Io mi auguro di far bene in Coppa Italia, per me, per la mia squadra, per le ragazze, per le mie. Una squadra che faccia risultato, fa sempre un piacere. Speriamo. Grazie a voi.